Salve amiche ed amici, ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Il tema di oggi è: siamo un popolo di giocatori, perché si seguono tanti quiz a premi nelle televisioni italiane, che persino il canale più piccolo è all'aria c'ha il suo gioco a quiz. Perché ci rompono le scatole tanto con questi giochi a premi, vincite milionarie? Perché siamo così fanatici del calcio da non pensare ai veri problemi del paese e del mondo? Perché ci rifilano una notizia di calcio in prima pagina oppure nei telegiornali all'inizio e dopo tralasciano o mandano al finale la guerra in Cecenia, in Ucraina, in Siria, in Libia? E tutta la crisi energetica che dovrà affrontare Italia per non aver potuto negoziare gli idrocarburi con i russi, con i cinesi e con gli indù, indiani? Che sono questi giochi a premio, queste schifezze qua, dove la gente si sta turbando perché qualcuno vince i milioni? Le lotterie, che sono tutte delle truffe, che a volte neanche ti pagano. Perché siamo così fessi? Io non lo so. Accendo la tele, giochini a premio la mattina, giochini a premio la sera, giochini a premio il pomeriggio, dopo il telegiornale, prima del telegiornale, lotterie e calcio, calcio, Giro d'Italia, ciclismo, tutti sport massivi, gli scacchi niente, dossier sulla politica internazionale niente. Addirittura da molto tempo che non trasmettono più Porta a Porta, e quando trasmettono Porta a Porta più nessuno scandalo politico o omicidio, sempre le tette rifatte della modella oppure i gossip dell'estate. Perché non ricostruisce Bruno Vespa con i suoi plastici questo, quello che sta succedendo in Ucraina, o l'incidente dell'aereo, o in Siria? Perché non tratta più temi seri, anche se lo faceva in modo poco serio? Adesso neanche quello, adesso addirittura neanche appare Bruno Vespa. Fanno sempre più concorsi a premio che costano nulla, il gioco delle scatole che rompe le scatole alla gente. Perché queste cose da coglioni, da ritardati mentali, da encefalici, da bambini a cui piacciono i giochi elastici? Perché agli italiani ci trattano così, non solo i politici, la classe dirigente, i funzionari pubblici, gli imprenditori, ma addirittura i giornalisti e questi che conducono i giochi a premio? Ma chi li ha chiamati? Ma perché non se ne vanno dalla RAI, dal servizio pubblico, che dovrebbe fare informazione e istruire la gente? Ma chi se ne frega dei giochi a premio? Allegria! Lei che risponde? Ah! B o C? E così valutano l'intelligenza della gente con i test multiple choice. Anche un fesso può rispondere correttamente, perché è stato Napoleone Bonaparte, Giulio Cesare o Gengis Khan? E sempre la risposta corretta è quella più ovvia. I quozienti di intelligenza, i test multiple choice che sono alla base dei concorsi a premio. Poi dicono che sono degli eventi culturali i giochi a premio. Ma che eventi culturali? È solo per dare delle elemosine legittimata da gioco. Dovrebbero fare più cultura nella televisione. Allora, a che servono questi cazzo di giochi a premio? A chi gliene fotte? Ma devono spendere denaro pubblico per fare i giochi a premio? E poi un'altra cosa, i talk show televisivi, incluso quando dicono tutta la verità, nient'altro che la verità, tutta la pura verità. Poi non si risolve niente a fare le trasmissioni a favore e contro un argomento, a favore e contro di un politico, come Porta a Porta di Bruno Vespa.
E poi che si risolve? Che rimane tutto nel nulla. La televisione è una scatola stupida che rincoglionisce la gente. Bisogna fare i programmi come faccio io in internet. La gente deve dire la verità, la sua verità, perché sarà veramente la verità che la gente vuole ascoltare. Quindi unitemi ai vostri canali e unitevi voi ai miei sforzi. Fate anche voi dei video come li faccio io per raccontare quello che pensate e fatemelo sapere. Mettete i vostri video in Common Creative raccontando le vostre verità, raccontando quello che volete condividere con la gente, con me e con tutti gli altri. E io li userò nei miei video, i vostri video. Raccontate la vostra realtà, la vostra vita, i vostri problemi. Raccontate tutto, raccontate quello che sentite che succede veramente nel paese e nel mondo. Parlate, sfogatevi, aprite l'armadietto, raccontate delle vostre verità, di quello che volete che la gente sappia di voi, del mondo, dell'Italia, del paese, dell'Europa, di tutti i temi che vi preoccupano. E poi, quando caricate in internet, in YouTube, caricate in Common Creative, così che io possa raccogliere il vostro materiale ed includerlo nel mio. Vi ringrazio per la vostra gentile pazienza. Ciao e da presto! Io sto alla ricerca di fare una vera tele, non come quella che ci rifilano nel nostro benedetto paese, con i giochini a premio e gli informativi che non servono un cazzo. Noi da persona a persona racconteremo le cose. Registrate le vostre verità e caricatele con Common Creative in YouTube. Ed io le raccoglierò le vostre verità e le incorporerò nel mio materiale. Fatelo e aspetto le vostre registrazioni e scrivetemi quando le farete. Così sarò pronto a raccoglierle, a fare una compilazione del vostro materiale, delle vostre verità, di quello che avrete da raccontare a tutti. Ciao, io ho molti iscritti nel canale e molte visioni. I vostri video saranno sicuramente visti di più se li sommerete ai video dei miei canali e mi dite quando producete qualcosa, quando parlate di qualcosa, caricatelo in Common Creative. E io lo sommerò al mio canale. Ciao, e scrivetemi un'email a YouTube Santen Chan dicendo che l'avete fatto. Vi saluto, alla prossima, il vostro Santen Chan. Ciao, fra tutti noi si potrà fare veramente un'informazione realistica. Se non lo facciamo fra di noi, non lo farà nessuno. Ciao. Un qualche cosa che mi chiama l'attenzione è che ci siano dei premi di consolazione. Già i giochi a premi sono delle consolazioni, ma in più fanno dei premi di consolazione. Ma lo sapevate voi che solo l'1% del denaro raccolto va nei premi? L'altro 99% e non si sa dove va. E poi già vi tassano il denaro nello stipendio. Già vi tassano il denaro con la dichiarazione dei redditi. Già vi tassano il denaro nelle banche, ad ogni operazione che fate anche, ad ogni prelievo. In più, quando comprate il cibo c'è l'IVA che è una tassa. Quando comprate tutto c'è l'IVA che è una tassa. In più, il denaro super tassato lo investite nel gioco e vi tassano pure sulle vincite, pure sul denaro che costa giocare. Invece, se voi potete essere se voi siete dei grandi inversori, diciamo, investite 1 milione di euro e non vi tassano nei titoli, vi tassano pochissimo. Quindi i guadagni imborsatili in borsa li reinvestite e non li tassano. Invece il vostro stipendio lo tassano quando lo ricevete, quando lo ritirate, quando spendete i soldi nel biglietto della lotteria e quando vincete i soldi della lotteria. E poi hanno il coraggio di dire che ci sono dei premi di consolazione. Ma a chi vogliono consolare? È così, e la gente abbocca queste cose. Giochi a premi, lotterie, Super Enalotto, Enalotto, giochi nei programmi televisivi, ogni programma televisivo deve avere il suo gioco a premi. E
La gente si è abituata a questa mentalità della carità pubblica, dell'assistenza pubblica attraverso il gioco, e non reclama per i propri diritti il diritto vero al lavoro, il diritto vero a dei guadagni seri, il diritto vero a avere i miliardi che i politici si mangiano, si continuano a scroccare a 30 anni da Tangentopoli mani pulite, a prescindere dal fatto che tutti quei soldi dovrebbero entrare nell'educazione, nella scuola, negli ospedali, nel lavoro, per aiutare la gente, che le fabbriche non chiudano. Invece no, quegli aiuti non arrivano, arrivano gli aiuti dei giochini, delle scommesse, a volte concerta connivenza con la criminalità, il lavaggio del denaro e la clandestinità del gioco. E poi questo fenomeno del calcio, ma chi se ne frega del calcio? Io ho fatto un video, se non ti piace il calcio moderno, vota mi piace a questo video. E quindi siete pregati di andare a votare mi piace a quel video, se siete contro questo lavaggio del cervello che fanno al nostro popolo, obbligandolo a guardare ore e ore e ore di calcio settimanale per distrarlo dai veri problemi. Che è terribile, però è così. I giochi a premi sono l'oppio del popolo di oggi. Il calcio 3, 4, 5 volte la settimana che esige ai giocatori di doparsi è il vero oppio del popolo di oggi. Tutto quello che è spettacolarizzazione massiva è l'oppio dei popoli di oggi. Tutti questi giochini del cazzo è l'oppio del popolo di oggi. Quindi vota se sei contrario ai giochini, alle lotterie, a queste cagate qua che non risolvono i problemi, ma eludono dalle responsabilità di rubare il denaro dell'erario pubblico e politici. Vota mi piace questo video, vai a vedere il video che ho fatto. Se non ti piace il calcio moderno, vota non mi piace questo video e vota mi piace. Io faccio del mio meglio sempre per esteriorizzare le idee che contano nel paese. E quindi ripeto, se vuoi anche tu esteriorizzare qualcosa, fai un video, caricalo con Common Creative ed avvisami, io lo incorporerò in un video che preparerò parlando anche dei vostri argomenti. Vi saluto di nuovo, il vostro amico Sant'Eggiano. Ciao!